Non spaventarti. Una passphrase è semplicemente una password fatta di più parole e oltre ad essere molto più semplice da memorizzare rispetto a una password alfanumerica, è anche di gran lunga molto più sicura. Il metodo Diceware infatti permette di creare e generare password passphrase crittograficamente forti. Si basa infatti sul principio secondo cui una selezione davvero casuale di parole da una lista standard di parole crea password facilmente memorabili che sono anche estremamente resistenti agli attacchi. Il metodo Diceware infatti sfrutta il famoso dado per generare casualità. Ogni parola nella lista Diceware produce almeno circa 13 bit di entropia. Una password di 5 parole produce quindi circa 65 bit di entropia, mentre una password di 8 parole ne produce circa 100. Ecco, ad oggi una passphrase di almeno 6 parole tramite il metodo Diceware è ritenuta più sicura per qualsiasi applicazione che richiede una sicurezza molto elevata. In ogni caso, più parole scegliete per la vostra passphrase e più sarete al sicuro. Io personalmente non sono molto d'accordo con il 6, ma più verso l'8, quindi cercate di creare almeno 8 parole. Ecco, per prima cosa scaricate la lista di parole Diceware in italiano, che appunto trovate tutto il materiale allegato, e iniziate a lanciare un dado. Ancora meglio se ne avete 5, poiché vi farà risparmiare molto tempo. Ecco, in questo caso io mi avvalgo di 5 dadi. Lanciamo i dadi e leggiamo i numeri usciti da sinistra a destra. Ecco, in questo caso a me è uscito il numero 2, 6, 3, 1, ecco, questa è la mia prima parola. Per ora è solamente un codice, ma tra poco si trasformerà in una parola. Quindi, molto semplice, non dovete fare altro che lanciare il dado 5 volte, nel caso che avete un solo dado, e segnarvi i numeri. Nel caso che avete 5 dadi, vi basterà lanciarlo una volta. Ripetete adesso il processo per tutte le parole che volete generare. Quindi 1 1 3 3 4 1 1 3 3 4 4 2 1 3 1 4 2 1 3 1. Ecco, io adesso mi fermo qua per appunto non rendere questo video troppo pesante, troppo lungo, e segniamoci le nostre prime tre parole. Quindi ricordiamoci il numero 26311. E andiamo sulla lista Diceware. Cerchiamo il numero corrispondente. Eccolo qua. 26311. Ecco, la prima parola è fascia, vedete? 26311 corrisponde a fascia. Quindi adesso andiamo a trascrivere e a trasformare il nostro codice nella prima parola che è fascia. Ecco, stessa cosa per i codici successivi, quindi 11334. Andiamo sulla lista Diceware e andiamo a cercare 11334. Ecco, 11334, no, scusate, 11334 corrisponde al numero 87. Ecco, nella lista Diceware non ci sono solamente parole che hanno un senso vero e proprio nella lingua italiana, ma ci sono anche numeri o altri, diciamo, simboli. Questo per aumentare appunto l'entropia, la casualità e le possibilità che escono. In questo caso 11334 corrisponde a 87. Quindi torniamo sul nostro foglio e 87. 42131, stessa cosa, ripetiamo il procedimento, quindi 43121, 43121 corrisponde a OR. Ci spostiamo e corrisponde a OR. Ecco, abbiamo creato le prime tre parole della nostra passphrase. Voi dovete fare lo stesso procedimento
fino ad raggiungere 8 parole. In questo caso, vedete, creo le altre parole a caso. La mia passphrase è questa: fascia 87 OR cane lupo strega mondo 1, 3, 4, 5, 6, 7. Mancherebbe l'ultima e non ci sto. Capite? Molto semplice. Adesso voi avete creato questa password che è crittograficamente sicura, resistente agli attacchi. E grazie a questa password adesso andremo a creare il nostro database crittografato che contiene una serie infinita di password ultra sicure di cui non avremo mai bisogno di conoscere. Non avremo mai bisogno di conoscere le nostre password, ma avremo bisogno di conoscere solamente la nostra password principale, che ci permette di decifrare il nostro database contenente infinite password, tutte diverse e tutte sicure tra di loro. Una cosa molto importante: quando trasformi i numeri in parole, cerca di non lasciare tracce, appunto, dei numeri o delle parole segnate. In che senso? Nel senso che se stai scrivendo con una penna su un foglio di carta, assicurati di farlo su un piano, né non sopra altri fogli. Perché? Perché se qualcuno volesse veramente attaccarti e scoprire, in questo caso, questa specifica passphrase, non avrà altro, dovrà semplicemente cercare di effettuare la tecnica del ricalco per scoprire tutte le parole che hai scritto. Stessa cosa se tu le scrivi su un computer, non farlo perché siccome il computer è attaccabile, siccome il computer è hackerabile, capisci che se noi adesso andiamo a creare questa password ultra sicura su un computer infetto, allora tutto il procedimento è nullo. Quindi mi raccomando, fare le cose offline, su fogli di carta e su un piano solido. Una volta che avete scritto tutti i numeri, cancellate, anzi meglio, bruciate il foglio di carta e tenete solo una copia o due copie contenente solamente le parole. I numeri cancellateli. Ripeto, tenete solamente un backup, massimo due, del foglio di carta contenente le parole. Nel mentre, in tutti questi giorni, in queste settimane, in questi mesi, allenatevi a rileggere in continuazione la vostra passphrase e vedrete che è molto molto semplice ricordare una serie di parole anche se sono insensate, se non hanno nessun collegamento logico tra di loro. Poi con il nostro cervello fa molta molta più fatica a ricordarsi password alfanumeriche piuttosto che una serie di parole. Allenatevi, appunto, una volta che ricorderete la vostra passphrase a memoria, sarete arrivati al punto finale di poter conoscere una sola password per sbloccare tutti i vostri account online e offline o per detenere al sicuro dei segreti.